Não, senhoras, eu posso chegar. Não te toquei, me dou escura. Cabo a bocada, eu posso chegar. O que eu digita, que eu manzariada. E que o forte eu adoro na fá. Que a nascurida, cosa bella na vida. E a me que o gênio vem, lo fa. Perché se uma cosa é pazza, isso que o pazza, cosa é pazza, ma va. Strana, e vista come si fa con già, stai lontana, che con un zoppo non ci appagava, che paura sto tremando, come se non sapesse campare, voi perdete cose belle la vita, ma io sono nato per sbagliare, perché siamo una cosa pazza, sono più pazza, cose pazza ma fa, perché siamo una cosa pazza, sono più pazza, cose pazza ma fa. Se io sapevo me la fatica, forza è sbagliata, ma una volta sola si va per d'amore, si è nata per campare, campare. Buonasera a tutti. Benvenuti al nostro spettacolo dal titolo Cose Pazze. Stasera presenteremo diversi sketch e due atti unici di Edoardo De Filippo. Capirete che il testo che andremo a presentare è difficile, ma i nostri ragazzi ce la metteranno tutta per farvi divertire ed emozionare allo stesso tempo. La nostra idea di mettere in scena questa serata è nata come una sfida. Dopo lo spettacolo estivo dal titolo Insieme che Show, è nato in noi il desiderio di creare una compagnia che potesse dare ai nostri ragazzi una possibilità di crescita. Ed eccoci qui, pronti più che mai a metterci in gioco. Lo spirito che anima il nostro gruppo è l'allegria e il sorriso. Un sorriso che nasce dalla voglia di incontrarci e stare insieme per ore e ore, senza stancarci mai. Consapevoli del dono che ognuno di noi è per l'altro. Ed è con questo spirito, senza invidie o gelosie, che sono orgogliosa di loro e felice di essere a capo di questo gruppo di pazzi che crede ancora che sorridere possa essere un'arma per arrivare al cuore degli altri. Allora, stasera gli sketch li presenterà Valentina Radano, gli facciamo un applauso. Sarà lei insieme a Vincenzo che mi accompagneranno in questo viaggio. Il primo sketch, Vale, presentalo tu. Allora, la signora delle camelie. È la serata che deve andare in scena la commedia, ma cosa succede? L'attore principale non può più recitare. E ora come faranno a portare a termine lo spettacolo? A tutti voi, buon divertimento. Sì, ma... cioè, non lo so. La sento. Ah, non ci sento. E no, ma sai che non ci sento. È una vita che non ci sento. Salve. Ok. Lei è il signor Giulio Bonetti? Sì, sono io. Perché? E allora ci deve aiutare. Ho qui con me la regista del nostro spettacolo, che le spiegherà tutto. Mi dite. Il suo carissimo amico Giorgio Donazzi si è sentito male. Stasera doveva andare in scena ed interpretare Armando Duval, la signora delle camelie. Quindi non capisco. Ha detto di rivolgersi a lei, perché secondo lui è l'unico che può fare la parte di Armando Duval. Io? Armando Duval? Ma non se ne parla proprio! Ma qual è Armando Duval? Siamo nelle sue mani. E poi mi ha detto che lei da giovane ha già fatto la parte di Armando Duval. Sì, ma parliamo di 30 anni fa e... Ma il testo è sempre quello, eh. Ma il testo sarà pur sempre quello, ma sono io ad essere cambiato. E poi dice... quando è che vorreste andare in scena? Tra 2 ore e 2 ore e mezza. Ma voi si dibacci, ma che da 2 ore e mezza? Mi viene a prendere qua da 2 ore e mezza lo spettacolo. Guardi che il maestro Donazzi ha fatto il suo nome. Giorgio. Ha detto che lei è un grande attore. Davvero? Sì. Giorgio ha detto proprio così. Ha detto proprio così. Ma che carino Giorgio, simpatico. È amicone Giorgio. Abbiamo fatto la scuola di teatro insieme a Catanzaro anni fa. E non lo so, io ve lo devo dire, insomma, ma che pagare? Quello che vuole. Ah. E allora,
parliamoci chiaro. Io ho un problema con mia moglie, la mia ex moglie. Lei mi faccia la parte, e pendenze non ne avrà più. Ma è una pendenza che dura da anni. Ho detto quello che vuole. Va bene. Io ve lo devo dire, ho un piccolissimo problema, cioè non è che ci sento troppo bene, infatti per questo ho smesso anche di fare l'attore. E poi è un problema di... Di? Come si dice quando non ricordi le cose? Di memoria. È di memoria. Ma stai tranquillo, noi siamo attrezzatissimi, abbiamo il coso, il... Guarda io che non... Il suggeritore. Ah, c'avete il suggeritore? Ah, va benissimo, allora fa... se c'avete il suggeritore... E pagate, si può fare allora. Va bene, questo è l'assedio e il suo compenso. Ah, addirittura mi pagate prima. Grazie. In bianco? No. Va bene, allora andiamo a passeggiare, venite con me. Siamo che arriva, siamo di capo. E dai, quando ci viene? Tardi mezzo e questo ancora non viene. Quando viene? C'è sempre ritardo, sempre così qua. Hai detto che era puntuale, ancora non è arrivato. Salve, ciao, io sono Spartaco. Piacere, Giulio Bonetti. Sono il suggeritore. Ah, sei il suggeritore, perché sì. Non sono nemmeno una battuta, guarda. Tu lo sai? Certo, sono il suggeritore. Ah, ok. Comunque ti voglio dire una cosa, stammi vicino, perché nel caso in cui non mi arrivasse un tuo suggerimento, io so fare una risata molto comunicativa, tipo... tipo cose del genere, stai vicino, va bene, stai vicino. Io ti sto proprio attaccatissimo. Va bene, come hai detto che ti chiami tu? Spartaco. Sì, grazie, vieni, 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 vieni. Margherita. Armando. Margherita. Spartaco! Margherita. Armando. Spartaco! Eccomi, eccomi, eccomi. Era ora. La vostra vista sola. La vostra vista sola. Un'intervista sola. Le piace il gorgonzola? Le piace il gorgonzola? Ma cosa dite, Armando? Io sono devastata dall'amore. L'amore è un perverso sul letto. L'amore è diverso sul letto, eh? Che provoca rutti nel cuore. E provoca rutti nel cuore. Ma sei sicuro? E presto prende d'amici. L'espresso fraterni in Parigi. Alberga una terza leggenda. Alberga una terza leggenda. Alberta si è persa l'agenda. Armando, e parlate. Non sembra voi siate malata. Non sempre vi siete lavata. Sappiate che io sono mutante. Ah sì, la mia essenza muta come il vento. Vi adoro quando siete. Vi adoro quando siete. Così mutante e senza. Con le mutande e senza.
Io sono inerme solitario. Io sono un verme solitario. Ma c'è l'equinozio, il ponte di marzo c'è, sommesso, morto. No! C'è mamma padre! Ah, padre Eduardo, padre. 3 mesi di prove buttate via! Dio, cosa dirà la critica? Padre! 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 Padre, sappiate che io sono infermo nelle mie precisioni! Sono serio e positivo! Sono sì al positivo! Basta con queste vite! Vi è stato sempre inviso disputare! So bene di preciso! So bene di preciso! Con disputarvi in viso! Come sputarvi in viso! Per questa usata passione, mio figlio ha abbandonato il lavoro, le terre sono abbandonate, i nostri coloni rompono nelle nostre case! Io non permetto oltre. Io non permetto oltre. Che rompano i coloni. Che rompano i coloni. Che si dice di Mombrosa? M'è impazzito. E sia. E sia. E sia. E sia. E sia Conte. E sia Conte. Lo sacrificherò. Lascerò. Sentite se il cuore pulsa! Dottore, vedete se puzza! Ancora puzza! Dottore, dite tutta la verità! Dottore, dite tutta la verità! Parlate a cuore nudo! Parlate a cuore nudo! Ah, la tosse! Poter tornasse indietro! Poter tornasse! Me lo misero! Indietro me lo misero! Perdonami, Armando, se non conoscerai mai la dolcezza del mio... Che devi dire? Amore! Amore! Sentito, babbo? Sentito, babbo? Non conoscerò mai la dolcezza di Margherita. Non conoscerò mai la dolcezza di Margherita. Che mignota! E a me, mignota resterà. Che mignota! E mignota resterà! Dolcezza di Margherita. Non conoscerò mai la dolcezza di Margherita. Che a me ignota, e a me ignota resterà. Che a me ignota, e a me ignota resterà. Che a me ignota, e a me ignota resterà. Non mi sembra il caso. E Floriana, che sei riuscito a sembrare male?